sull'impatto ambientale in alternativa ai provvedimenti interdittivi dell'Austria, consegnandole una nota formale per rappresentare la difficile situazione in cui versano gli operatori economici italiani in conseguenza delle decisioni assunte dal governo austriaco. Nell'occasione è stato ribadito che la Commissione europea dovrebbe pronunciarsi formalmente sulle misure restrittive austriache, in quanto contrarie ai principi cardine dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza, con richiesta di valutare ogni possibile ulteriore azione qualora le stesse autorità intendessero comunque proseguire nei propri intenti. In attesa di questo pronunciamento, la ministra De Micheli ha in programma a breve un nuovo incontro con la commissaria Dina Valean, la commissaria di riferimento, e in ogni caso io stesso mi farò promotore di un incontro col premier austriaco per cercare di affrontare con dialogo costruttivo, secondo approccio costruttivo, questo problema. Grazie. Concernente il reddito di cittadinanza e le misure